I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. È il 2 maggio del 2011 e il presidente americano Barack Obama comunica al mondo che un'operazione militare a stelle strisce ha trovato e ucciso l'uomo più ricercato del mondo, Osama bin Laden. I poteri forti, però, hanno un'altra teoria, condivisa anche dal sottoscritto, secondo la quale il leader saudita non sia stato ucciso dall'America, ma bensì da una maledizione lanciata da un calciatore gallese. Facciamo un passo indietro di qualche anno. È il 10 giugno 2008 e l'Arsenal annuncia l'acquisto di un giovane promettente di nome Aaron Ramsey, strappato alla forte concorrenza di Manchester United ed Everton. Aaron inizia una brillante carriera e si mette in mostra per il suo talento per diverse partite, segnando anche qualche gol. Il 27 febbraio 2010, però, Ryan Shascrow, calciatore dello Stoke City, causa una doppia frattura di tibia e perone ai danni di Ramsey, che viene sottoposto a diverse operazioni subito dopo l'infortunio. Da quel momento la sua carriera non sarebbe stata mai più la stessa. Torna in campo il 12 marzo contro il Manchester United e ritrova il gol sempre contro i Red Devils il 1 maggio del 2011. È da qui che nasce la maledizione di Ramsey, che ha avuto come prima vittima proprio Osama Bin Laden. Coincidenze? Io non credo. Da qui in poi, ad ogni gol di Ramsey, si è verificata una moria generale di personaggi famosi. Numerosi sono infatti i decessi VIP, verificatosi dopo poche ore da una sua marcatura, come la morte del fondatore di Apple, Steve Jobs, primo e vero proprio grande fan dello youtuber Foolish, per cui ha coniato anche la celebre frase "Stay hungry, stay foolish". Ramsey segna al Tottenham il 2 ottobre del 2011 e dopo solo 72 ore si spegne a palo alto il celebre imprenditore americano. L'inquietante associazione di una morte celebre ad un gol di Ramsey diventa sempre più marcata grazie ad episodi come il gol al Marsiglia e la relativa morte del colonnello Gheddafi, la rete al Sunderland dell'11 febbraio 2012 con conseguente dipartita di Whitney Houston, o la segnatura al Wigan e la scomparsa di Jorge Videla, storico dittatore argentino. Il web esplode. Facebook e Twitter non riescono a tenere a bada i migliaia e migliaia di commenti ad ogni rete del gallese, la cui maledizione sembra non volersi fermare. Anzi, continua con una doppietta al Cardiff il 30 novembre 2013, che causa la morte del noto attore Paul Walker, famoso per aver girato, tra gli altri film, la famosa serie Fast and Furious. Anche il celebrissimo attore Robbie Williams non può scappare al suo destino, dopo che Ramsey decide di metterla dentro contro il Manchester City il 10 agosto del 2014. È recente notizia, invece, la marcatura allo Stoke City del 6 dicembre 2014. Il giorno dopo, il cantante Mango si spegne durante un suo concerto. Inquietante il fatto che Ramsey segni una doppietta al Galatasaray in Champions appena 3 giorni dopo. E proprio nello stesso giorno, il fratello maggiore del cantante, Giovanni, si sente male durante la veglia funebre del parente e passa anche lui a miglior vita. Ci sono situazioni in cui la scienza non può darsi risposte e solamente l'occulto e il paranormale riescono a spiegarsi. Una cosa è certa: in ogni parte del mondo, tutte le volte che segna Aaron Ramsey, un VIP si tocca i coglioni. Fermiamo Ramsey è l'hashtag che deve spopolare il web per provare a bloccare questa maledizione, che potrebbe anche causare l'apocalisse citata nella Sacra Bibbia. È
davvero giunta la nostra ora? Un abbraccio